c'è una verità che rende liberi davvero, ed è la verità assoluta. La verità assoluta è quella che comprende ogni altra possibile verità relativa. La comprende e non la controbatte. Infatti, la verità assoluta esiste quando esistono e sono veri tutti gli opposti relativi, come la potenza 10 elevato a 1 e la potenza 10 elevato a meno 1. La prima in forma di essere, la seconda in forma del suo contrapposto non essere. Quando sono compresi sia l'essere sia il non essere, ogni parziale essenza miscelata in parte più o meno grande tra l'essere e il non essere, anche questa esiste ed è vera, comprendendo parte dell'essere e parte del non essere. Allo stesso modo con cui, quando esistono gli estremi tra il bianco e il nero, sono veri tutti i vari grigi. Ecco, la verità assoluta è la verità che comprende ogni altra verità. E qual è? È la verità del fondamento uno e trino della verità. È quella che pone l'essere come una perna di valori assoluti. 1, 10 elevato a 0, un altro 10 elevato a 1 e un terzo 10 elevato a meno 1. Il primo valore 10 elevato a 0 è come lo Spirito Santo della verità 1. Il secondo 10 elevato a più 1 come il Padre, ossia l'origine positiva di tutte le cose. E la terza, 10 alla meno 1, come il figlio di quel Padre, che tale che Padre e Figlio nel loro prodotto formano l'unità dello Spirito Santo in 10 elevato a 0, quel 10 elevato a 0 che è la sintesi del prodotto 10 elevato a più 1 per 10 elevato a meno 1, che è 10 elevato a 1 meno 1, ossia a 0. Ecco, quando la verità è proprio quella con la quale Gesù precisò l'essenza di Yahweh, del Dio dell'essere, che si qualificò a Mosè dicendo io sono chi sono, e con quel chi sono non precisò la sua essenza, quando questa essenza è precisata nella sua verità del Dio, io sono Padre, Figlio e Spirito Santo, ossia io sono uno e trino, solo quando ciò accade si arriva alla verità assoluta, che è quella una e trina, e che prevede l'unità come il giusto combinarsi tra loro di due opposte linee generazionali. Ecco, questa verità assoluta esiste ed è la sola verità che rende liberi e liberi davvero, perché a questo punto impone già tutto il mondo nel suo essere in atto, atto totale, così come il primo membro dell'equazione è in potenza totale, e quindi partendo da un tutto già in potenza e che sia infinito, si arriva poi a prevedere
tutto il possibile che esista e sia intermedio, come il giusto rapporto tra il vero e il falso, tra la ricchezza e la povertà, e tra ogni estremo possibile e immaginabile, sia sotto l'aspetto morale, sia sotto l'aspetto fisico. Per cui la sola verità che rende liberi, e rende liberi davvero, è il fondamento del Dio uno e trino, nel nome e nelle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Solo il cristianesimo di Gesù Cristo ha posseduto questa verità, ed è la sola che rende liberi davvero, perché riporta tutta l'esistenza al fondamentale essere di un tutto in atto, preliminare a ogni situazione intermedia, collocata in ogni possibile punto che esista tra il tutto in potenza e il tutto in atto, e che sono poi i punti della nostra vita nel tempo.